Vediamo come si effettuano i collegamenti. Innanzitutto bisogna alimentare il cannoncino elettronico, cioè il filamento che poi diventerà incandescente, che si trova qua dentro, e emetterà gli elettroni. Per alimentarlo, questo filamento, bisogna utilizzare questi due boccole verdi che danno una tensione di circa 6 volte, 6,3 volte in corrente alternata. Allora vediamo infatti che un contatto va qua, l'altro contatto è qui e quindi in questo modo alimentiamo il cannoncino elettronico. Ho messo anche a terra questo elettrodo, però gli elettroni una volta prodotti, si riconosce che saranno prodotti dal fatto che è diventato incandescente il filamento elettronico e si è anche scaldato, si vede infatti che è diventato arancione, però questi elettroni una volta che escono per effetto termoionico del filamento non hanno ancora energia cinetica e vanno accelerati, altrimenti non riescono ad arrivare sul cartoncino. Per accelerarli serve quindi una tensione anodica di alcuni kilovolt e la tensione anodica è fornita sempre dallo stesso apparecchio tra questi due morsetti qua, fra queste due boccole. Questa è collegata a terra, quindi qua abbiamo 0 volt e è collegata di conseguenza anche al catodo. Il catodo è l'elettrodo che emette gli elettroni. Quindi al filamento incandescente, mentre invece l'altro elettrodo è l'anodo e in questo momento si trova intorno ai 5.000 volt e ogni tanto si sente anche una piccola scossa perché l'apparecchio evidentemente non è isolato perfettamente a causa di questi fili che toccano sull'armatura. Quindi abbiamo questi 5.000 volt, possiamo anche regolare, possiamo abbassare questa tensione, naturalmente se abbassiamo il voltaggio gli elettroni saranno accelerati di meno. Poi dobbiamo alimentare il condensatore, se vogliamo utilizzare il cambio elettrico, il condensatore che ha le armature sono distanti 5 cm e 4 mm. Come facciamo ad alimentarle? Mettiamo questi due collegamenti, questi due qua, questi due fili, in modo tale che per esempio l'elettrodo positivo vada sotto quindi ad alimentare la piastra inferiore, mentre invece l'elettrodo negativo collegato a terra va sopra in modo che la piastra superiore sia a terra. In questo caso alimentiamo di nuovo con alcuni kilovolt anche il condensatore utilizzando quest'altro alimentatore qua. Dopo lo accenderò. Il campo elettrico che si produce dentro il condensatore va dal basso verso l'alto in quanto ho posto l'armatura inferiore al potenziale positivo e l'armatura superiore al potenziale zero. Quindi avremo un campo elettrico verso l'alto che defletterà per pura riflessione elettrica gli elettroni in basso, in quanto gli elettroni essendo cariche negative sentiranno una forza elettrica nel verso contrario al campo elettrico. Se il campo elettrico va in alto, la forza che sentono gli elettroni va in basso. Quindi adesso se io accendo questo alimentatore dovrei vedere una deflessione degli elettroni verso il basso e infatti è così. Più aumento la tensione ai capi del condensatore e più questa deflessione diventa netta, mentre invece riducendo la tensione la deflessione si riduce. Adesso io spengo il condensatore perché voglio invece realizzare l'esperimento nell'altra modalità. Fino adesso abbiamo visto la deflessione puramente elettrica, invece adesso voglio realizzare la deflessione puramente magnetica, cioè utilizzando soltanto il campo B, l'induzione magnetica prodotta dalle bobine di Edwards. Quindi devo alimentare le bobine e per alimentare le bobine uso quest'altro alimentatore che è importante dire che deve essere un alimentatore stabilizzato, perché se usiamo un alimentatore non stabilizzato la corrente fluttua, non è fissa e l'esperimento non riesce. Quindi alimentatore stabilizzato e come ho alimentato le bobine? Le ho alimentate in modo che la corrente esce dal polo positivo, entra nella prima bobina e la percorre in questo modo, quindi in senso antiorario, esce dalla bobina, entra nell'altra bobina, quindi le due bobine sono collegate in serie, però deve entrare nell'altra bobina in modo da continuare a girare sempre nello stesso verso, quindi la corrente in tutte e due le bobine gira in questo modo. Dopo che ha completato il percorso nella seconda bobina, la corrente viene riportata con questo filo giallo all'elettrodo negativo. Adesso
All'interno tra le due bobine c'è un campo induzione magnetica. Abbiamo detto che siccome la corrente gira in questo modo, per la regola della mano destra, l'induzione magnetica esce verso di voi, quindi va in questa direzione qua. E di conseguenza gli elettroni, che sono cariche negative, subiranno la forza di Lorentz data da V, B e la forza magnetica in alto. Utilizzo la mano destra per calcolare, per scoprire la forza di Lorentz, perché gli elettroni sono, la mano sinistra volevo dire, perché gli elettroni sono cariche negative, quindi V, B e F. E la deflessione puramente magnetica in questo caso dovrebbe avvenire verso l'alto. Vediamo se è così, accendiamo e ho alzato il voltaggio, la corrente, adesso alzo il voltaggio e infatti la deflessione viene in alto. Che tipo di traccia lasciano gli elettroni? Lasciano un arco di circonferenza, mentre invece prima con la deflessione elettrica dovuta soltanto al condensatore la deflessione era una parabola. Quindi prima era una parabola, deflessione puramente elettrica causata dal solo condensatore, invece adesso la deflessione è un arco di circonferenza, deflessione puramente elettrica dovuta al campo B. Se io alzo la corrente le bobine fanno un campo B più intenso e la deflessione è maggiore. Se io riduco la corrente, l'intensità di corrente, le bobine fanno un campo meno intenso e la deflessione è minore. Quando io spengo la corrente il fascio dovrebbe tornare orizzontale. In questo momento sono spente sia le bobine, cioè non ci passa corrente, quindi non c'è il campo B e non c'è nemmeno il campo elettrico applicato tra le armature del condensatore, perché non c'è una DDP applicata al condensatore. Quindi in questo momento il fascio di elettroni non sente né il campo elettrico né il campo induzione magnetica e procede dritto.